Let's go, bitches! Benvenuti a questo nuovo Classy Overpower. Qui avete come sottofondo una nuclear fatta in streaming durante il giorno in cui ho fatto quelle 7 nuclear per la sfida di Power. Bene, allora stiamo qui su Evac. Già stavo giocando una delle prime partite, mi pare sia la prima o la seconda, tra l'altro, con i subscriber. E in questo caso è uscita una bellissima nuclear con un'altissima gun streak. Prima di parlare di questo, voglio ringraziarvi a tutti per essere stati in streaming. Ieri sera eravamo quasi 700. È incredibile vedere che ogni giorno siamo sempre di più in streaming, c'è sempre più partecipazione, ci sono sempre più persone e ragazzi mi fa veramente solo piacere perché comunque state vedendo una persona che gioca, non state giocando voi. E il fatto che vedere un'altra persona che gioca vi riesce ad intrattenere, in questo caso sono io che vi riesco ad intrattenere, mi fa solo che felice. Quindi, comunque, passiamo alla classe Overpower. Allora, per prima cosa, ciò che state vedendo è una delle mie armi preferite, una delle mie classi preferite. Sì, non ci sto giocando da tanto tempo perché ovviamente sto facendo il mio Road to Dark Matter, quindi ora sto facendo i mitraglioni, mi manca il 48 dredge e poi passerò alle secondarie e due pistole che mi mancano e poi ho finito tutto finalmente. Comunque, bitches, andiamo, diciamo, al succo della situazione. Come avete visto, il video è abbastanza lungo, io ho già parlato dell'M8 in vari video, ho parlato di M8 contro XR2, in cui potete vedere, diciamo, le varie statistiche, la varia portata, i danni, con quanti colpi uccide, da quali distanze, quante raffiche quindi ci vogliono, la sua velocità di fuoco, la velocità di fuoco con rapid fire, tantissime altre cose, quindi vi basta andare a vedere i video vecchi. Non penso ci sia da spiegare questa cosa in questo video e da ripetermi, anzi sembrerei noioso e farebbe vedere che non ho idee. Quello di cui voglio parlarvi è di come utilizzare questa classe. Questa classe è molto particolare, sia per un fatto che utilizzo ben 5 accessori, compresa l'ottica in questo caso, e solo i due perk, non utilizzo prestigiatore e nemmeno propulsione furtiva, nemmeno antischegge, quindi devo un pochino spiegarvi come utilizzare questa classe, come funziona, cosa fare, eccetera eccetera. Andiamo quindi subito nel dettaglio degli accessori e delle specialità. Allora, per prima cosa, gli accessori che uso, potete vederli in basso e sinistra, ovviamente Mirino Le, come avete visto già dal video, Mirino Ole versus Reflex. Sinceramente l'Ole a me sembra veramente superiore in questo caso al Red Dot, perché ovviamente si vede meglio, diciamo è più pulito, non dà quella costrizione del quadrato del Red Dot, ma comunque un fattore di gusti, qua potete usare quello che volete. Poi utilizzo estrazione rapida, come avete visto è uno degli accessori comunque che utilizzo quasi sempre su tutte le armi, assieme a calcio regolabile. Perché calcio regolabile? Sia per un fatto di mobilità, che vi potete muovere destra, sinistra e schivare i colpi mentre sparate con la R, sia perché con calcio regolabile, ragazzi, muovendovi destra, sinistra, aumentate la dovira sul bersaglio. Oltre a questo, bisogna parlare degli ultimi due accessori che sembrano stranissimi. Calcio sull'M8, cioè la gente dirà, ma cosa fai? Perché utilizzi il calcio? L'M8 è già preciso. Bene, allora, l'M8 di questo gioco non è come quello dei vecchi giochi. Per prima cosa, come già detto, uccide con 4 colpi da vicino e poi ucciderà solo con 5 colpi da una distanza media fino a lontana. Cosa vuol dire questo? Che quindi serviranno una raffica e una raffica e un colpo per uccidere dalla distanza media e lontana. Ma come fare? Voi direte, sì, metti canna lunga. Sì, certo, puoi mettere canna lunga, ma cosa succede quando da distanza media o lunga un solo colpo va a segno? Devi sparare un'altra raffica, no? In questo caso, attraverso calcio, i colpi saranno veramente chirurgici, precisi, come state vedendo comunque dal gameplay. I colpi andranno tutti dritti a segno dove state mirando ed è una cosa incredibile. L'ultimo accessorio che invece sto utilizzando è fuoco rapido. E voi direte, ma perché utilizzi fuoco rapido? Perché non canna lunga? Canna lunga aumenta la portata del doppio, ce l'hai detto tu che è importantissimo. Sì, canna lunga è importante, infatti anche io utilizzo canna lunga su alcune classi con l'M8, ma in questo caso, per questa particolare classe, utilizzo fuoco rapido perché riduce di veramente tanto diciamo, il tempo tra una raffica e l'altra e allo stesso modo fa uscire i proiettili ancora più velocemente. Come sapete, l'M8 ha un radio di fuoco altissimo, l'avete visto nel video XR2 VSM 8 a 7 è incredibile, quindi con fuoco rapido diventerà un vero e proprio tritacarne, quindi vi consiglio di usarlo e attraverso l'utilizzo di calcio potrete mandare due raffiche in rapida successione e velocemente addosso a una persona, quindi da media distanza c'è una persona che utilizza canna lunga, tra doppia raffica, via, morto. Dovete solamente abituarvi alla velocità di fuoco che ha quest'arma attraverso questi accessori, quindi mi raccomando, cercate di utilizzarla un pochino, non è facile da usare perché ora vi andrò a spiegare i perk che potete vedere sempre in basso a sinistra. Allora, per prima cosa, come vedete, utilizzo sciacallo e poi maschera tattica. Non utilizzo prestigiatore perché prestigiatore vi fa mirare molto più velocemente solamente quando siete in corsa o subito dopo che vi, diciamo, mentre vi state fermando. In questo caso potete ovviare a questo problema giocando un pochino più da fucili d'assalto. Nel competitive i fucili d'assalto devono giocare premmando molto, mirando molto i punti da cui possono uscire gli avversari, giocando in modo tattico. In questo caso è quello che dovete fare voi: utilizzare i power spot all'interno di una mappa, come su Evac. Se vedete, su Evac io faccio sempre un giro, diciamo, mi tengo tutto un lato
lato della mappa, quello dove ci sta, diciamo, tra la bandiera di C, la bandiera di B e la bandiera di A. Mi faccio come una sorta di semicerchio per la mappa, muovendomi da uno spot dove posso avere un vantaggio tattico su una persona, per esempio mettendomi sopra magari a un cassone, a un qualcosa, in modo che se una persona mi vede deve alzare la mira e mirarmi, mentre io invece so già che una persona uscirà a piedi da lì, quindi ovviamente lui avrà, ci metterà più tempo a mirarmi. In questo caso mi muovo anche utilizzando head glitch, cioè quegli spot praticamente dove vi si vede solamente una parte della testa e voi potrete sparare all'avversario. Quindi, come utilizzare questa classe? Premate molto, utilizzate i power spot, utilizzate, diciamo, le posizioni di vantaggio in questo caso, e muovetevi sempre facendo destra e sinistra nei gunfight, aumentando quindi l'automira e mandando quindi tutti i colpi a segno. Non è facile, non, all'inizio sarà un pochino drastica come cosa, ma come sapete questa è una delle armi più belle e più giocate da tutti i giocatori, perché ovviamente ricorda l'M8A1 di Black Ops 2. Quindi io ve la consiglio vivamente questa classe, e ricordate, quando siete in gioco non avendo prestigiatore, di fare questo, diciamo, di fare questi movimenti, di muovervi in questo modo. Allo stesso tempo non avete propulsione furtiva, quindi se potete cercate di saltare il meno possibile, di muovervi comunque da uno spot all'altro, di quelli comunque, come ho detto prima, su un cassone, su una parte rialzata, eccetera eccetera, cercando di scavalcare, e se è possibile cercate di non fare il salto di thrust jump, perché vi potrebbero vedere. Questa è un'ottima classe pure se andate in solo, comunque la nuclear è facile, parliamoci chiaro, cioè non ci vuole niente a farla con questa classe. L'ultima cosa che vi voglio dire, non avendo antischeggio, questa classe diventa un po' come si può dire, è un po' particolare, perché come sapete, essendo un fucile d'assalto, si è molto lenti quando si mira, ovviamente controllando power spot in questo caso si finisce per non avere, diciamo, proprio non muoversi tanto, e quindi finire per magari essere vittima di granate, vittima di esplosioni, vittima magari di uno specialista che fa esplosioni eccetera eccetera. Quindi se vi posso dare un consiglio è cercate di mettervi in condizioni di vedere sempre da dove arrivano i nemici, non andate in luoghi stretti dove possono arrivarvi granate, perché è inutile poi un'arma del genere. Questa è un'arma per chi vuole essere preciso, chirurgico, vuole uccidere i nemici velocemente utilizzando la sua precisione. Quindi mi raccomando ragazzi, fatemi sapere come vi trovate con questa classe, a me veramente interessa molto che la vostra opinione sulle classi che vi consiglio, perché comunque mi fa vedere se vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, posso vedere cosa cambiare, magari se devo spiegare qualcosa in più che non ho spiegato, magari ho spiegato male qualcosa e così via. Vi ricordo anche di lasciare un like, ovviamente da computer se possibile, perché ragazzi dal cellulare non prende i like, voi lo mettete, vi dice che l'ha messo, poi quando vado a vedere io il like non c'è, perché vi giuro funziona così, è una schifezza. Comunque bitches, io spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia piaciuto il gameplay, spero vi sia piaciuta la classe, spero vi sia piaciuto come usare questa classe. Io quindi vi saluto, bitches, ci becchiamo oggi streaming, let's go. E voi la nuke l'avete fatta? No. Chi l'ha fatta la nuke? No, ma in generale o sta partita? No, in generale, cioè sta partita dico. Ah, sta partita no. Sta partita in zero. Sì, io sto tipo a 20. Mi sa che non ce la fai più. È rimasto da solo, no. Non spona più. Uno c'è, sta uno solo, è rimasto. Comunque l'M8 con il calcio sotto è troppo più forte. È molto più forte. Troppo più superiore come arma.